Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video unboxing. L'unboxing sarà di questo prodotto, l'Unix Mantis Q, cioè il nuovo drone pieghevole che è uscito da circa un mesetto della Unic, il primo drone pieghevole che fa credo la Unic. È un drone che si pone a livello di dimensioni, peso, diciamo sulla fascia del Mavic Air o del Parrot Anafi, ovviamente con caratteristiche diverse, nel senso che questo Mantis Q non ha gimbal, quindi parte già con un tra virgolette handicap rispetto agli altri due, però ovviamente ha un prezzo anche un po' più basso, anche se secondo me basso, ma non basso per essere un prodotto che non ha nemmeno il gimbal. Quindi nasce secondo me con magari già dei contro che non dovrebbe avere, nel senso che partire già con un prodotto senza gimbal a quella fascia di prezzo non so quanto sia stata una mossa intelligente da parte di Unic. Comunque il prodotto è da provare prima di tirare le conclusioni o prima di dire cose che magari non sono vere o meno. Una cosa che si può sapere è che non ha il gimbal, quindi quello è un dato di fatto, però poi vedremo i video senza gimbal come saranno o meno. Sicuramente i video, intendo i video in full HD, perché nella versione a 4K, cioè nel senso che se facciamo un video in 4K non c'è la stabilizzazione elettronica, quindi un video in 4K non stabilizzato magari anche no, mentre sul 1080, cioè sul Full HD, abbiamo la stabilizzazione, quindi si può fare magari un confronto tra un Full HD del Mavic Air e un Full HD di questo Unix Mantis Q. A livello di 4K lo trovo abbastanza inutile, perché senza stabilizzazione non credo che possa avere niente a che fare con qualsiasi altro drone che ha un'immagine stabilizzata, poi addirittura stabilizzata con un gimbal. Questo neanche elettronica ce l'ha nel 4K, quindi credo che quella sia una funzione abbastanza inutile. Quindi adesso andiamo ad aprirlo e traiamo le prime impressioni di questo Unix Mantis Q. Quindi andiamo ad aprire la scatola, taglierino, ok. Adesso apriamo la scatola. La scatola devo dire che è carina, piccola. Vabbè, anche quella del Mavic Air è veramente piccola, quindi sì, la scatola carina. Dentro troviamo le confezioni nere, ormai vanno di moda tutte queste confezioni fatte nere, ormai in quasi tutti i droni troviamo scatolette nere. Qua abbiamo la scatoletta col manuale di istruzioni, suppongo, perché c'è, magari riuscissi a aprirlo, ok, ce l'abbiamo fatta. Sì, qua abbiamo le istruzioni, adesso le mettiamo qua da parte che non ci servono. Qua abbiamo una spugnetta che protegge il drone e qua abbiamo credo il radiocomando. Allora, il radiocomando non viene fuori se non togliamo il drone. Allora, il drone è dentro in una vaschetta di plastica. Sì, è abbastanza triste la confezione, nel senso che questa vaschetta di plastica ha la forma del drone. Sì, però fa abbastanza triste, che okay, non è tanto bella. Qua abbiamo il drone, che devo dire carino, adesso lo guardiamo un attimo dopo, guardiamo prima le altre scatolette. Qua abbiamo la scatola con il radiocomando, ok, radiocomando carino, piccolo, le antennine sono veramente piccole, cortissime le antennine, se le paragoniamo a quelle, prendo un attimo quelle del Mavic Air per dire, la differenza delle antenne è veramente esagerata. Quindi qua abbiamo in stile Parrot Anafi, nel senso che si apre il supporto del cellulare, si apre dal mezzo del controller, però sembra fatto meglio rispetto al supporto del Parrot Anafi, nel senso che il cellulare nel Parrot Anafi non rimane fissato molto, è un po' instabile, mentre questo sembra fatto un pochino meglio. Il radiocomando ricorda molto quello del Parrot Anafi, come un po' più piccolo e leggero, mentre quello del Parrot Anafi è molto pesante e leggermente più grosso, ma la forma e il design è molto molto simile. Qua abbiamo sia una porta USB che una porta micro USB. Qua abbiamo due pulsanti, quello della macchina fotografica, quello per registrare, due rotelle che uno suppongo muova il gimbal e l'altra non lo so, lo scopriremo. Qua abbiamo il tasto per accendere il radiocomando, adesso infatti si sono accesi i LED. Qua abbiamo il return to home e qua abbiamo la modalità sport o no, cioè attivare o disattivare la modalità sport o no. Il radiocomando sì, carino, non mi fa impazzire, nel senso un po'
come non mi faceva impazzire quelle parlotte Anafi rispetto a Mavic Air o addirittura l'Autelivo, però vabbè, quella è un'altra fascia ancora di droni, nel senso sia a livello di prezzo che come tipologia di drone, quindi non fa molto testo. Adesso accantoniamo un attimo il radiocomando, adesso accantono un attimo anche il drone. Qua abbiamo le solite cose per l'umidità, qua abbiamo un'altra scatola che pure tutta scassata, la scatoletta, sì, diciamo che le confezioni non sono curate in stile DJI o stile Autelivo, assolutamente no, sembrano più scatolette di prodotti molto più economici, sebbene comunque sia un prodotto che non costa pochissimo. Qua abbiamo tutta la cavetteria, quindi alimentatore, sì, alimentatore, poi abbiamo qua la presa della corrente per collegare l'alimentatore, abbiamo l'adattatore, quello americano, per collegarlo anche alle prese americane, e poi abbiamo il cavetto che fa USB, USB-C. Quindi qua non abbiamo nient'altro. Qua abbiamo un'altra scatola, anche questa tutta rotta, bucata anche lei. Sì, diciamo che a livello di confezione non si sono sprecati molto. Diciamo che su questo prezzo, su questa fascia di prezzo, mi aspettavo qualcosa di più a livello di confezione. Questo è molto carino, devo dire, perché la carica batterie, per caricare tre batterie contemporaneamente, questa è una cosa molto interessante, nel senso che danno all'interno della confezione già oltre all'alimentatore, ovviamente, con il suo cavo che vedete, questo lo collego qua e qua posso caricare addirittura tre batterie contemporaneamente. Questa devo dire che è una cosa molto molto interessante. Quindi adesso andiamo ad accantonare anche il caricabatterie, che devo dire che gli altri tendono a metterlo optional, nel senso DJI lo vende come optional, mentre qua lo danno dentro di serie. Qua abbiamo un'altra scatoletta che suppongo abbia le eliche di scorta. Infatti qua ci sono dentro le elichette di scorta. Quindi adesso via anche questa scatoletta, la richiudo, ok, rimontiamo tutto così, via da parte, e adesso diamo un'occhiata veloce a questo Unix Mantis Q. Quindi iniziamo ad aprirlo, se ci riesco. Allora, apriamo le elichette. No, così non si aprirà mai, perché prima devo aprire questa, poi vado ad aprire questa, poi apro questa. Allora, a livello di plastiche devo dire che non è niente male. Sembrano plastiche abbastanza buone, non sono plastiche pecciottissime a vederle. È molto carino. Qua non è rovinato, è la pellicola, c'è sulla pellicola, quindi non è assolutamente, sembra rovinato, ma non è rovinata la pellicola che è graffiata. Qua abbiamo la telecamerina carina, ovviamente non ha il gimbal, quindi è ammortizzata, nel senso che la telecamera ha un ammortamento e poi ha una stabilizzazione elettronica, però ripeto, solo sul Full HD, sul 4K non ce l'ha, quindi, e quello è un limite, che però è un limite dovuto al fatto che stabilizzare il 4K diventa, secondo me, veramente adesso come adesso, veramente impossibile stabilizzarlo elettronicamente. Abbiamo le dimensioni che sono molto simili al Mavic Air. Aspettate che recupero il Mavic Air, così gli diamo un occhio veloce. Mavic Air, dove sei? Ok, quindi diamo un'occhiata veloce al... Ok, le dimensioni sono... No, è un po' più grande del Mavic Air. Se guardiamo i braccetti, sono più sporgenti rispetto al Mavic Air. Il peso è più pesante del Mavic Air. Il Mavic Air è un pochino più leggero, questo è un pochino più pesante. No, ma non ho neanche, sembra simile. Un'altra cosa che ha, le batterie, che dovrebbero durare circa 30 minuti, anche perché questo drone, come il Parrot Anafi, non ha sensori, quindi tutto risparmio di corrente non avere sensori, quindi anche le batterie durano di più, ovviamente. Qua abbiamo, qui sul lato abbiamo una presa USB di tipo C, qua abbiamo la micro SD, vediamo se c'è già dentro una micro SD. Sì, c'è la micro SD da 16 giga già inclusa, una marca sconosciuta, non è una marca
di quelle prestigiose. Qua abbiamo i tre sensori per avere la stabilità, nel senso i due sensori a ultrasuoni e il sensore ottico per leggere il suolo. Ovviamente al GPS, a tutto quello che serve, al follow me, l'orbit mode, cioè tutta l'applicazione dovrebbe essere molto completa e avere tutte le funzioni che hanno i droni principali, cioè DJI, Autelivo o comunque tutte le funzioni classiche che hanno ormai tutti i droni di un certo livello. Quindi ragazzi, il drone sembra molto carino. Qua sotto credo ci sia la ventola di raffreddamento perché c'è la griglia di areazione. Quindi ragazzi, adesso lo proveremo, ripeto, le batterie vengono date per 30 minuti, quindi tanta roba a livello di batterie, le plastiche mi sembrano buone, il sistema di chiusura sembra fatto bene, nel senso che le molle tirano bene quando il braccetto va vicino, si chiude facilmente. Devo dire che se chiudo sempre il braccetto sbagliato la vedo dura. Quindi devo dire che il drone è compatto, è carino, è appena appena più grande del Mavic Air a livello di braccetti, ma a livello di corpo direi che siamo lì, ci siamo molto vicini. Adesso provo a chiudere anche il Mavic Air giusto per vedere la differenza. Ok, diciamo che sono simili anche nei colori, soprattutto cioè, perlomeno nel Mavic Air che ho io, anche nei colori, perché qua è nero e argento, anche il Mavic Air tende al nero e a questo colore argento un po' anodizzato. E le dimensioni da chiusi sono molto molto simili. Quindi ragazzi, le prime impressioni di questo Unix Mantis Q non sono male, nel senso che dal punto di vista qualitativo non sembra male, le confezioni un po' tristi, però mi aspettavo qualcosa di più perché comunque non è un drone economico. Dal punto qualitativo del materiali scelti per fare questo drone non mi sembrano male. Bella la cosa di avere il caricatore già per tre batterie, anche se qua nella confezione ovviamente ne abbiamo una, ma c'è già la predisposizione per mettere tre batterie, questa è già una cosa in più. Ovviamente peccato che la telecamera non abbia il gimbal, comunque la proveremo prima di parlare male di un prodotto che non conosco, quindi magari mi stupirà e dirò cavoli, non ha gimbal ma tanta roba lo stesso, quindi non lo so, lo vedrò. Ovviamente non in 4K come vi ho già detto prima. Proveremo le batterie se veramente durano 30 minuti, perché viene dato per 30 minuti che è veramente veramente tanto. Ovviamente non avendo il gimbal, quindi non avendo i motori del gimbal da muovere e non avendo i sensori anticollisione, ovviamente è tutta energia risparmiata, quindi è più facile dare un'autonomia maggiore a un drone togliendo questi consumi tra virgolette di energia. Quindi ragazzi, se questo video unboxing e prime impressioni di questo Mantis Q vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così da non perdervi neanche un video dei prossimi che farò con il Mantis Q o con qualsiasi altro dei miei droni o qualsiasi altra cosa di tecnologia su questo canale. Quindi ragazzi, ciao!